Ma bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui con due animali. Con, vabbè, presentatevi voi, cazzo, vi devo presentare. Alessandro, Tommaso. Siamo qui con un video che non c'entra un cazzo con quello che è il mio canale, però siamo al mare, facciamolo. Con la crossbar challenge. Non bisogna prendere la traversa, quello che non prenderà la traversa questa sera dovrà fare una grandissima penitenza. Penitenza, che sarà qualcosa che decideremo dopo, ma ve la faremo sapere prima di farla. Vabbè, tanto per dire un paragone con l'ignoranza, fare il bruco di faccia nella sabbia. Va bene, adesso vediamo. Bando alle ciance, se ve lo state chiedendo, sì, mi sono rasato i capelli, ma ve lo spiegherò in un altro video. Iniziamo col video, bella. Ieri era Ferragosto, quindi la spiaggia è piena di vetri e di spini. E ci stiamo facendo un male della Madonna. Porca. Sì, la crossbar challenge, come avete visto, è finita. Io ho vinto, Ale è arrivato secondo. Io l'ho persa. La penitenza l'avrete, no, loro vedranno il video tutti insieme, quindi bella a tutti ragazzi, ci vediamo direttamente alla penitenza che sarà fatta da Tommy. Adesso dobbiamo soltanto decidere. Fai vedere chi sei. Cos'è che possiamo far fare a Tommy per penitenza? Ma qualcosa di cattivo. E niente, adesso decidiamo cosa fargli fare. Bella. Eccolo con la penitenza che dovrà fare. E poi ricordiamo che la penitenza che lui ovviamente non può fare l'ha fatta lui. Ha deciso lui di strusciare la faccia come un bruco. Però visto che non può, poverino, dai. Faremo qualcos'altro di lo stesso cattivo. Io sono Moratti. Ah, porca madonna. C'è una spina di da. Mi mantiene il cinese. Maiala. Che stanchezza. Bentornati. Abbiamo stabilito la penitenza per il perdente, che è colui che non ha preso la traversa perché c'ha i piedi quadrati. Allora la penitenza è bere tanto così di tè. E voi direte, vabbè, cioè lo faccio anch'io allora. E invece no, perché noi dentro questo po' di tè ci abbiamo già messo del sale. Ma per farvi vedere che non scherziamo, ne mettiamo altre due bustine, che è sale iodato potentissimo che fa schifo. Prima fa cagare, cioè fa davvero cagare. Quindi adesso... Da tutto alla goccia se lo deve bere. Deve la goccia e mandarlo tutto giù. Anzi, fare un po' di gargarismi e poi mandarlo chiudi giù. E si agita bene. Aspettiamo cicca nel video. C'è un bel colore. Allora adesso tu lo bevi, fai per 3 secondi e poi mandi giù. E poi muoio. Esatto. Ah, che schifo. Solo per voi. Alla salute. Com'è?
Mi sa che nuola ancora un po'. No ragazzi, fa schifo. Era meglio con la sabbia forse. Fa davvero cagare ragazzi, provateci a casa. Giusto poi di sono in bocca adesso. In ogni caso, se volete altri video di questo genere fatemelo sapere, se volete ancora loro due fatemelo sapere, se il video vi è piaciuto lasciate un pollicione, condividete il video se vi è piaciuto talmente tanto che lo volete condividere. Aspetta un momento, fare altri video però, le penitenze qua se li posso dire io basta. Comunque lasciate un bel pollicione se il video vi è piaciuto, condividetelo su qualsiasi social network esistente, condividetelo anche con vostra madre. Fateglielo vedere anche alla mamma e fatela. Se è MILF, taggatela, che a noi non dispiace. Noi vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Bella.